Va bene, andiamo a correggere i miei errori che ho fatto nel mix che ho mandato a Irko, appunto Multiplatinum Engineer, e andiamo ad applicarli e vedere se c'ha ragione o meno. Dato che ho visto che ha creato un attimo di confusione, vi do un po' di alternative per seguire i suoi consigli, e una direttamente dai produttori di Siena, da Giancarlo, che ringrazio, mi ha dato un consiglio della Madonna, te lo dico subito. Allora, una delle cose principali è che mancava subwoofer, che è una cosa che non sentivo nelle H400, quindi sono tornato alle mie 1060, che vi ricordo, non compratele sopra i 300 euro che non ne vale la pena, compratele solo se le trovate a un prezzo inferiore. Innanzitutto dobbiamo prendere delle reference. Io come reference stavo prendendo un suono un pochino più French touch, un pochino più vintage, dove non erano presenti questi subwoofer. La realtà della cosa però è che io ovviamente competo nel 2023, non nel 94, quindi è giusto avere quel tipo di basse. Giancarlo di Acoustic Audio mi ha dato un consiglio, cioè quello di andare a sentirmi come reference Club Life di Tiesto su Apple Podcast, ok? Che sono appunto dei suoi mixatoni. Insomma, un ottimo benchmark per capire appunto il subwoofer effettivamente dove va in questi brani. Ma per simulare quella sensazione che ha Irko in studio col suo impianto gigantesco, che appunto c'è ancora la mano di Donato, sapete che c'ha un corso lui di acustica su Improve Your Mix? Ecco, sì, mi ricordavo bene, sono 80 euro di paura e ci sono 3 ore di corso appunto di materiali fonoassorbenti, diffusione acustica, riverberi ambienti, punto di ascolto, control room, sistemi di autocalibrazione, insomma una bella chiacchieratona sull'acustica. E questo qui è appunto è lo stesso che ha fatto l'impianto di Addeo che abbiamo visto in qualche video fa. Quanti anni sono passati di già? 2? 1? Qui era ancora in costruzione, non è lo stato finito di questo studio, ma molto molto interessante, devo dire che ci sente molto bene. Giancarlo di Acoustic Audio mi ha consigliato un'espansione per Siena, nello specifico la F nella posizione sub 3, che ora vi faccio sentire. Io ora ho spento il mio Siena nel mio monitoring, ok? Io di solito ho questa impostazione di Siena, uso log, nello specifico il Soon 218 sub, con la mia correzione delle monolith. La spengo, tengo soltanto la correzione per le mie cuffie che voi non sentite su YouTube e vi carico il Siena senza correzione delle cuffie, così voi potete mettere le vostre, ok? E in Siena Rooms lui mi ha consigliato questo qui. Ci sono due club, uno il Seven e l'altro Mondo, e lui mi consiglia la posizione 3 sub, che è quella centrale praticamente nel club, e quella quindi di sentire questo tiestone in questa simulazione, ok? Sentite come cambia la pulsazione proprio del sub rispetto a senza la simulazione del club, ok? E questo può diventare un ottimo simulatore di come il tuo brano può traslare in impianti, diciamo, molto più complessi di quelli che possono essere appunto le tue cuffie. Guardate bene, questo non vuole essere uno spottone non pagato a Siena, però onestamente non conosco alternative a questo tipo di tecnologia, cioè che altri plugin ci sono che possono simulare questo tipo di ascolto in cuffia. C'è Mix Checker, ma non ha quelle robe qua. Voi conoscete qualcosa? Molto molto interessante, effettivamente sentendo il mio mix da questa simulazione, ok, quindi ora sono sempre nella position 3, non ho quel tipo di pulsazione nel subwoofer, effettivamente sul master avevo un M Dynamic Q che stava passaltando in modo un pochino troppo violento il mio subwoofer, ok, quindi è una cosa che non stavo sentendo al mio altro ascolto, qui lo sento. Quindi siamo un pochino più giù con questo passalto, ma se vogliamo possiamo fare appunto quello che ci consiglia Irko, ossia quello di crearci, lo rifacciamo da zero, proprio una sinusoide per andare a spingere su questo subwoofer. Come faccio? Uso un tone generator, vado ai miei 35 Hz, 40 Hz, quelli che sono.
Rubami la notte. Vediamo poi che nota ci piace di più. E ci metto un kilohertz transgate. Vado a settarlo in ottavi e quindi ottengo, ok, praticamente semplicemente un kick. Gioco un po' con la durata di questo kick, un po' con la forma che ha. Se 40 è un pochino troppo basso, c'è un 45. E quindi posso provare diversi tipi di club, ad esempio anche il 7 nella posizione 3. Un pochino troppo lungo ora. Sentite, ora ho questa pulsazione appunto nel subwoofer, che è quella che lui non sentiva, che io non sentivo, ma che lui invece si è accorto mancasse nel suo impianto. Molto interessante questa soluzione di simulazione di club per chi fa EDM. Secondo me è un acquisto molto 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 intelligente. Vi ricordo che poi al suo interno potete anche correggere le vostre cuffie. Io vi ho fatto vedere prima, lo sto facendo post registrazione. Ovviamente poi questa traccia andrà mutata nei punti. Anzi, facciamo così, tiriamo giù tutto e accendiamo il kick soltanto nei punti in cui ci serve. E vediamo che stiamo anche completando molto meglio lo spettro. Qui possiamo già scendere, a mio avviso. Quindi anche qui torniamo su col sub. Diventa molto più chiara appunto questo colpo di subwoofer. Se volessi aumentare un pochino questa sensazione, posso vedere se posso fare magari un buco di demascheramento sul master. Ok, quindi sono sul master della mia canzone. Mi metto all'inizio della catena. E vado a bucare finché non sento il subwoofer. Ok. L'altra cosa che è successa appunto è un po' di mancanza di giochi di stereo, appunto perché la nostra cuffia in realtà ci fa sentire tutto molto molto stereo, ossia più del normale. Se pensi un ascolto, diciamo, nelle casse normali, hai comunque un 60% di apertura stereo. Nelle cuffie hai il 100% e la divisione totale di quello che c'è nel left e nel right. Cioè appunto lui diceva, occhio che quello che esce dalla cassa di destra in realtà lo senti non solo nell'orecchio di destra, ma anche un po' nell'orecchio di sinistra. Ok, questa cosa come si può fare? Il plugin migliore per questo lavoro, ovviamente poi quando facciamo il subwoofer confrontiamolo, cioè mettiamoci con delle reference a vedere quanto subwoofer sento con la simulazione della discoteca e quanto ce n'è nel mio brano con la simulazione della discoteca. Bello, molto molto interessante, grazie mille Giancarlo. Simulazione di crosstalk, Sienna già lo fa un po'. L'altro prodotto, diciamo, capo del mercato è il can opener della Good Earth. Questo qui appunto, vedete, ha una simulazione di crossfeed super realistica, perché metterà anche il delay che c'è in più nell'orecchio sinistro rispetto al destro, l'equalizzazione, l'aria, le Q della tua faccia. Ci sono tante cose che possono complicare questo tipo di simulazione di ascolto. Irko suggerisce una cosa molto più semplice, cioè stringi il tuo stereo. Se ora vado a togliervi il Sienna Rooms, non disincerò, oggi resta qui, spezzami la voce.
così sto sentendo uno stereo al 100%, e sentite che appunto sentite i suoni dello stereo molto molto aperti, quasi innaturale, come se avessi le casse che mi suonano appunto qua di fianco. Lui dice semplicemente chiudete lo stereo. In Reaper puoi fare clic destro sul master, ok? E al posto di fare stereo balance gli dici stereo pan. Nello stereo pan vedete che avete adesso una funzione di larghezza, width, potete fare 75%, che è quello che consiglia lui. Un po' scomodo perché poi se ve lo dimenticate poi stampate troppo stretto, mi raccomando, questo è solo per l'ascolto in cuffia, per voi che lo fate, non per chi vi ascolterà. Io preferisco fare in un altro modo, onestamente, tengo il master di Reaper normale e inserisco un A1, che è praticamente un plugin gratuito, è un plugin gratuito di Stereo Controls molto simile all'S1 della Waves, lo potete trovare su Plugins for Free, vi lascio il link qui sotto, c'è per Mac, c'è per tutti praticamente, e qua dentro potete appunto andare a stringere un po' il vostro stereo. Rubami la notte, voglio stare fuori come alberga, fino ad andare in mono. L'idea qual è? È che con una traccia di reference, attenzione, non con il vostro brano, quindi ad esempio mi metto in... Scusate, devo fermare sto subwoofer, se no... con una traccia di reference prendiamoci sempre il nostro Tiestone. Quindi il mio testo stia entrando nel mio Reaper e sto uscendo appunto di qua. Vado a stringere lo stereo a occhi chiusi finché non ho la sensazione di avere due casse davanti, ok? Quindi perché se sentite così è irrealistico, è troppo aperto. Vedete, così ho ancora una sensazione di stereo e nel mio ascolto le sento a circa 60 gradi di apertura, sono a 46%, molto molto stretto. Quindi sono ancora stereo ma molto di meno. Questo cosa mi permette di fare? Mi permette di, secondo me, quello che ho capito io, essere più preciso nel panning, perché fare delle decisioni di pan ascoltandolo così tanto aperto è molto difficile in cuffia. Chiudendo il mio stereo soltanto qui davanti ho ovviamente meno spazio per posizionare i miei elementi, ma sono più preciso nel posizionarli. Quindi ascoltando ora il mio mix, ora sentite che sento effettivamente il suonino, quello che fa tic 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 tic, che gira praticamente in giro per... Effettivamente io avevo provato nel mix a stereoizzare queste chitarre, però sono ancora troppo mono, avevo messo uno stereo major molto molto aperto. Una delle cose che mi piace più fare ultimamente è usare il mix hub di Kla e usare la modalità extra wide. Quindi vedete, ora il mio side sarà più alto del mio mid. Però almeno adesso sarà molto più stereo. Senza lo stereo control sul master, quindi ora apro completamente il mio mix. Ed effettivamente mi si libera un po' la zona centrale, sento meglio il vocal perché appunto queste chitarre vanno in stereo ed è tutto un pochino più aperto e la musica sembra effettivamente andare un pochino più intorno al vocal, molto molto interessante. È una cosa che prima non sentivo appunto perché la stereoizzazione che fa la cuffia già mi stava dando molto più stereo di quello che non avevo. Se non avete il Kla Mix Hub potete usare qualsiasi stereo enhancer, stereo control compreso, questo qui può andare ovviamente anche in positivo, quindi se siete sulla la 1 stereo control può andare molto stereo, può andare mono, ok? Potete andare stereo mettendo un passo alto sul side, potete girare destra e sinistra, potete cambiare la fase dello stereo.
L'altra cosa che mi diceva era che questa voce, a parte i fiati da togliere, gli risultava comunque un po' acida. Perché è strecciata, è presa dal remix, cioè sono successe un sacco di cose brutte a questa voce. Avevo un suit in questa zona che lavorava al 30%, magari potevo usarlo un pochino più violento, altrimenti possiamo andare a cercare, che è una cosa che lui fa molto nei suoi mix, andare proprio a cercare. Voglio stare fuori come alberga, nel fuoco non si dorme. Sentite queste risonanze qua. Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile, tu sai di gire. Voglio stare fuori come alberga, nel fuoco non si dorme. Già che ci siamo, un po' di low-cut lo metterei. Spezzami la voce, non ti posso promettere. Ancora un po' voglio di schifo. Voglio stare fuori come alberga, nel fuoco non si dorme. Sarà che nei tuoi occhi vede. Voglio stare fuori come alberga, nel fuoco non si dorme. Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile, tu sai di ginger beer. È un pochino più di 300 Hz che ci aveva consigliato, senza. Rubami la notte. Voglio stare fuori come alberga, nel fuoco non si molto più morbida. Proviamo con la cosa di andare in un club. Vado ad alzare il mio volume in cuffia e vedere se con la simulazione di questo. Ancora un po' di robe fastidiose. Questa simulazione le sento, tipo questa sicuramente ha bisogno di un pochino più di. Terribile come sento ora che manca proprio. Avevo cercato di recuperare un po' di sub, ne manca ancora un po'. O facciamo una parallela, quindi duplico la traccia, vado a prendere soltanto il sub shape high cut. E quindi lo vado a sommare assieme. Proviamo l'altro club. Tipo adesso in questa simulazione sento un filo di S un pochino troppo acide. Si sente maledizione. Che io e te abbiamo Saturno contro. Pagherò gli astrologi per darti torto. Cambia la canzone mano in mai. Io con la Coca-Cola, tu con la tisana.
Vedi che io e te abbiamo Saturno contro. Pagherò gli astrologi per darti torto. Pagherò gli astrologi per darti torto. Noi mai. Io con la Coca-Cola, tu con la tisana, dai. Rubami la notte. E l'altra cosa bizzarra che ci ha chiesto Irko è di salire ancora di più in mastering. Quindi noi adesso siamo a... quanto siamo? A meno 8. Effettivamente meno 8, meno 9 non è competitivo con gli altri. Proviamo quindi con il nostro Fido Pro L2 o altri limiter ad andare appunto a spingere ulteriormente. Vediamo quanto possiamo spingere. Meno 7, meno 6. Cerca uno stile di limiter che non mi faccia perdere appunto quel subwoofer. Vi ricordo che stiamo ascoltando sempre nella simulazione. Ora togliamo la simulazione e ascoltiamolo. Rubami la notte. Voglio stare fuori come alberga. Nel fuoco non si dorme. Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile. Tu sai di ginger beer, non di ginger roger. Oggi resta qui. Spezzami la voce. Un po' troppo questo subwoofer. Spezzami la voce. Non ti posso promettere i fiori di lotto. Voglio stare fuori come alberga. Nel fuoco non si dorme. Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile. Tu sai di ginger beer, non di ginger roger. Oggi resta buono. Andiamo a pescare il file che abbiamo mandato a lui, sentiamo la differenza. Rubami la notte. Quindi questo era il file che gli abbiamo inviato, quindi questo è il nostro prima. Rubami la notte. Voglio stare fuori come alberga. Adesso siamo qui. Rubami la notte. Voglio stare fuori come alberga. Spezzami la voce, non ti posso promettere i fiori di lotto. Non vorrei diventare passato remoto. Dicevi che io e te abbiamo Saturno contro. Pagherò gli astrologi per darti torto. Cambia la canzone mano in mano. Differenza abbastanza palese. Niente, questo è quanto, secondo me, tra le cose principali che potevo mostrarvi. Come tipo di modifiche molto molto interessante, sicuramente il rendermi conto che la simulazione che usavo di solito di Sienna Rooms mi dà un'ottima rappresentazione di tutto ma non così tanto del subwoofer, mi ha fatto poi scaricare appunto la F, che è questa qua, il pacchetto F, che ha appunto dentro anche il Conad, volendo. Come si sente il Conad? Funziona. Però abbiamo anche, che figata, al cinema. Porto di Pescara, quindi anche live. Bello, molto realistici. Da un live. Com'è fastidiosa la voce. Questo invece è il nuovo mix. Bello, bello, molto interessante. Pacchetto F consigliatissimo per espandere quella che può essere la vostra simulazione. Se non volete spendere i soldi per il Sienna, c'è il Soundly Playseat, che però non può competere onestamente con questa cosa, ma ci sono un paio di preset comodi, quali possono essere più che altro i preset più piccoli, ok?
ci sono dei PA system. Tipo di solito uso il PA della, il PA della palestra, ok? Ci sono diversi tipi di simulazioni, ok? Diciamo che queste simulazioni di spazi e di risposte possono darti una mano. Possono darti circa un'idea, ovviamente non c'è paragone con Sienna, rimane comunque sempre un acquisto che ho sempre consigliato anche in passato e consiglio anche ora. Fatemi sapere se voi avete altre simulazioni di ascolti interessanti, come possono essere quelli dell'automobile o come, insomma, altri check che possiamo fare in cuffia in casa senza appunto andare a comprare una macchina che ha 7 subwoofer o costruircela come aveva fatto Irko. Spero che sia stato interessante, ci vediamo al prossimo video. For a weekend.